Così almeno stai Allora, zitto. avete visto che ce l'abbiamo fatta a qualificarci? Ce l'abbiamo fatta, è Con chi vero. Parliamo? Come con chi parliamo? Marita, sono Luca, come mi conosci? Luca, scusami, no, beh, abbi pazienza, qua non è che l'audio, cioè, che se permetti, telefono e cazzo. Marita è stata tradita dal sottopancia, dal tuo sottopancia che sta scorrendo, perché ce lo continuano a ingrandire, allora, diminuire e siamo un po' sballottati. Perché non il nostro Enrico lo fa apposta e lo fa diventare grande e poi me lo fa sparire. Allora io non avevo capito che fossi tu e quindi non volevo farmi dei numeri in diretta. Ecco, guarda come te lo... Guarda, se sei davanti al televisore. Lo vedo. Ecco, allora pigliatela con il regista di questa serie, fatto così. Dicevo, sto prenotando i biglietti per il Brasile, volete che li prenoto anche per voi? Non sarebbe una cattiva idea. Ma andiamo tutti insieme, Luca, tienti libero, andiamo tutti insieme a Rio, tra l'altro non tanto è male. Tanto, è tempo di vacanze quelle, no? Per cui una bella vacanziera. Non sì, sarebbe male. Molto. Senti, Luca, allora, che voto ci dai? Che voto dai a questa nazionale pro-contro, insomma, il tuo quadro di questa partita? Sicuramente il cambio è stato previdenziale perché ha dato una scossa alla squadra e infatti l'Italia è entrata in campo molto più concreta rispetto al primo tempo, infatti due gol in pochi minuti, ok che il secondo gol si è arrivato su calcio di rigore, però quando l'Italia o la squadra che ha Balotelli ha un rigore a favore è chiaro che con Balotelli in campo è impossibile sbagliarlo e continua a dimostrarlo, 20 rigori su 20 calciati perfettamente gol, per cui davvero tanto di cappello. Secondo me le scelte di Prandelli non erano sbagliate, comunque inizio gara, si vede che i ragazzi forse sono scesi in campo con troppa sufficienza, pensano di aver già la qualificazione in tasca, ci sta di subire il gol, però bisogna saper rispondere e ribaltare le partite se si vuole andare avanti, in particolare in campo internazionale come nazionale, per cui il fatto che abbiano ribaltato la partita in pochi minuti, ripreso il secondo tempo, fa e dimostra il valore di questa nazionale, che secondo me al mondiale probabilmente non partiremo da grandi favoriti, però possiamo andare avanti. Ecco Luca, tra l'altro dicevi dimostra il potenziale, in effetti due gol in 9 minuti dimostrano insomma che il peso offensivo della nostra nazionale comunque quando inizia a girare è davvero considerevole. Assolutamente sì, ma infatti io vedevo anche i primi minuti di Osvaldo in campo e l'intesa che ha con Balotelli, sono stati molti 1-2 tra di loro anche dentro l'area che poi non si sono finalizzati in una rete, però hanno creato occasioni e tra l'altro da una di queste giocate che ho appena detto è poi venuta fuori quella serie di calcio d'angoli da cui Chiellini ha poi segnato, per cui se andiamo a leggere anche la fase che ha fatto da anteprima al gol è stato molto importante l'apporto che hanno dato i due attaccanti. Ecco Luca, non so se stai guardando i nostri canali, la regia ha mandato un po' di immagini di Rio de Janeiro. Allora io mi prenoterei, se tu fossi d'accordo, mi prenoterei allestendo magari uno studio, facciamo delle trasmissioni da Copacabana, esatto. Più che... va benissimo, potremmo fare un bel pannello in spiaggia direttamente, facciamo i collegamenti dalla spiaggia, già che cravatta ma col costume sotto, per esatto. Cui come finisce si fa in acqua. Non sarebbe, guarda che immagini, non sarebbe veramente male. Sì. Senti Luca, però, Prandelli, questo punto interrogativo su Prandelli, tu come lo leggi? Il futuro di Prandelli? Prandelli credo che dopo il mondiale, indipendentemente da come andrà, lascerà la nazionale perché secondo me cerca nuovi stimoli. Ha fallito fallito, poi è stata una serata sfortunata quella contro la Spagna nella finale dell'Europeo che poteva essere davvero un bellissimo riconoscimento per un grande allenatore come Prandelli. Sul futuro della nazionale si stanno già facendo i nomi, ma secondo me è veramente presto, perché prima bisogna vedere anche a livello italiano e internazionale i nostri allenatori migliori che cosa faranno con il club. Per cui sì, parte probabilmente un po' l'Allegri che è in scadenza di contratto con il Milan, però secondo me ci potrebbe anche essere un effetto sorpresa dell'ultimo minuto con quel nome che non ti aspetti.
Bene. Bene. Io sei sono soddisfatto? Bene. Luca, un abbraccio. Un abbraccio anche a voi e speriamo di rivederci, risentirci presto. Volentieri, speriamo, noi continuiamo a seguirti chiaramente anche sui tuoi canali YouTube che insomma sono sempre molto attivi, social network, ormai te lo dicevo, Luca è diventato un opinionista, ci fa sempre un bel quadro delle partite il giorno dopo. Grazie Luca. Bene, ringraziamo Luca Rivoira. Allora,